Poi un calcio di punizione della Juventus con ribattuta di Mauro e grande parata di Piotti, grande deviazione di Piotti. Ancora l'Atalanta in azione. Bonaccini attraversa lungo per il terzino Pasciullo che arriva troppo in ritardo e l'azione sfuma. Poi la più limpida occasione dell'Atalanta, vi partecipano in parecchi finché Gerlini smarca Fortunato, da tu per tu col taccone si fa respingere il tiro. Con la Juventus in difficoltà anche Altobelli si rende utile, va a rendersi utile in difesa, lo vediamo qui aiutare i compagni, ma si renderà ancora più utile poco dopo, al 41esimo siglando il gol per la Juve. Barros, Laudrup, ancora Barros, la deviazione però di Bonaccini, Bonaccini per salvare su Barros, respinge sui piedi di Altobelli che controlla di sinistra, poi sempre di sinistra, trafigge Piotto. È l'1-0 con quale si chiude il primo tempo, 1-0 ovviamente per la Juve. In apertura di ripresa parte abbastanza bene l'Atalanta con Priz e Nicolini, il tiro della piccola mezzala atalantina, la respinta di Tacconi. Con l'Atalanta protesi in avanti, contropiede della Juve, Laudrup, una buonissima azione, Galia, Barros, ancora Laudrup che lancia Mauro, in mezzo Galia arriva in ritardo. Ancora pericolosa incursione della Juventus con Marocchi che offre una palla gol a Rui Barros, il piccolo portoghese, manda fuori di un soffio. Ma la maggior pressione dell'Atalanta porta i suoi frutti. Ed è una bellissima combinazione, Fortunato, Priz, eccolo, Gerlini, ancora Fortunato, questa volta non sbaglia, tu per tu, ed è l'1-1 definitivo lì. È il nono minuto, ma non finisce così la partita, 1-1, non ci sarà nient'altro.